Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale. Eccoci di nuovo con Bioshock Infinite. Riprendiamo, penso più o meno da dove ci siamo lasciati l'ultima volta, perché diciamo che da un qualche giorno che non ci gioco e ho ricaricato la partita con serie difficoltà, perché come avevo detto qualche puntata fa dove ho avuto difficoltà a ritrovare il salvataggio, qua è successa la stessa cosa, mi ha fatto ripartire sostanzialmente da dove eravamo precipitati. Quelli col pianoforte, mi sono dovuto rivedere tutto, vabbè. Laggiù, quello là! Per morire! E qui! Per guarda qua! Dammeli! Merda! Ok, sono morto. Mancherai a nessuno! Eccola là! Che mi ha detto Elizabeth? Ah, ok, no, se metto quella sono morto. Ma non ho capito se la salute si rigenera. Cioè, penso di no, non ho capito per quale motivo là me l'ha ricaricata, diciamo. Sì, Elizabeth, però cazzo, dammela una mano, avvisami, che ne so. Vedete. Ah no, è vero, perché le ho uccisi. M'ero completamente dimenticato che c'avevo il bonus. Che quando ammazzavo qualcuno che stavo in condizioni pietose mi. Oh, sti sali, che cazzo stai aspettando a darmeli, rincoglionita? Dov'è? Attenzione ai momenti di panico, sto per morire. Stamatelo col fumo. No! Dammelo subito! Va bene così! Vabbè, facciamo proprio FPS power. Sì, sto cazzo FPS power. Vabbè. Sì, ciao, veloce. Perderei anche un po' di soldi, tanto se mi è rimasto poco e niente. Metti la zanzara, va. Aprilo. Sicuro? Ok, al volo! Ce l'ho! Elizabeth! Ma cosa serve questo? Fuoco a volontà! Sei morto, maiale! Spara questo fuoco a volontà, no? Divertiti col fuoco a volontà. Vabbè, stavamo comunque andando a casa di Comstock. Riesci ad aprirla? Nessun problema. Sta meglio così con i capelli. Cosa la signorina? Cosa canzone che fa sempre arrivare Songbird? L'ho sempre fatto. Quando ero più giovane ero contenta. Quando la sentivo. Contenta? Era tutto ciò che avevo. Mi nutriva. Mi portava libri. Era mio amico. Un amico? Finché non sono cresciuta. Poi l'ho odiato. Perché era il mio guardiano. Ma non è che una creatura di Comstock, no? Come me. È fatta. Ok, allora. Guarda. La Fitzroy non è migliore di Comstock. O sbaglio? Quando la gente si arrabbia, non è facile calmarla di nuovo. È tutta colpa nostra, non è vero? Ma no, stavo guardando il dettaglio, prendiamoci. Al volo, Booker! Che perché siamo un po' in difficoltà economiche qua. No.
Ma non è un'area aperta. Aspettate, allora che vado a riprendermi un po' di roba anche qui, magari. Po' di munizioni, giusto per gradire. C'è il grimaldello. Ah, qualcuno mi aveva detto di... Allora, questo... Vediamo dov'era questo. Utilizzarlo su questi qui, che mi sganciavano un po' di moneta, quindi molto poca, direi. Ma meglio di niente. Perché non lo usa su questo? Dai. Questo ce n'ha dato già un po' di più. Prendiamo i sali. Dai. Porca troia. Vabbè, andiamo. Rimettimi questo, anche se non mi ricordo se utilizzavo più quell'altro comunque. Qua ci sta Clint Eastwood. Scusate, ma mi sto storzando. C'ho un attimo di mal di gola. Posso davvero vedere il futuro? Una volta ho visto qualcosa. Quando ero appena arrivato. Un sogno. New York, ma più grande di quella che ho visto. Stava bruciando. Speriamo che il tempo abbia contagiato. Bastano dei suoi denti. Sei di grande aiuto, signorina. Possiamo andarcene adesso, magari. Facciamo questo, visto che l'altro non è che ha funzionato tantissimo. Qui c'è qualcosa da prendere? Sì. Anche quei soldi. Ho trovato dei soldi, li vuoi? Dai, arriva. Già che ci stai, devi apri qua. Aprire una serratura. Ok. Fatto. Brava. Come scassinatrice non sei male, devo dirlo. Loro, beh, lei ha inventato la tecnologia che permette alla città di volare. Pallucini giganti. Particelle quantiche, sospese nello spazio-tempo a un'altezza fissa. Quindi, non palloncini giganti? Il problema è che i miei libri dicono che sono scomparsi anni fa. Te l'avevo detto io. Non l'hai fatto. Giusto, ti avrei detto che sarebbero arrivati. Ma non l'hai fatto. Ma non lo faccio. Sicuro che sia giusto? Qualcosa mi dice che non sono esattamente chi sembra. Ti avrò già detto che sarebbero venuti. No. Il congiuntivo? Quello non è un congiuntivo. La sintassi non è già stata inventata. Avrebbe dovuto essere stata. Avrebbe dovuto essere stata? Non è giusto. Pare che vogliano aiutarci. Pare che siano fuori di testa. Strano, vero? No, cosa? Che noi alle volte... Finiamo le frasi dell'altro? Esattamente. Sarebbe strano il contrario. Come credi che ci riescano? Ti risponderò quando avrò capito la parte sulla città volante. Siamo rimasti un po' indietro, allora. Vabbè, scendiamo, va. Dai, via. Forza, casa di Comstock più avanti. Mi sono incastrato, direi. Il seme del profeta siederà sul trono.
pensavano di stare al comando per sempre, eh? Guardateli ora. Così, in modo cattivo. Un fuoco. Noi dobbiamo andare di là, per favore. Della mia voce. Questi sono tempi difficili e mi farebbe comodo il vostro aiuto. Prendiamo il grimaldello. Spero no. che nessuno mi abbia dimenticato. Ora torniamo alla musica. Cannone a scarica non ci interessa. Io volevo prendere il grimaldello in realtà, ma a quanto pare non si può. Vabbè. A te alla resa. Era meglio per te se andavi di resa. No, non vorrei utilizzare quello perché comunque vado. Vado a spendere più cosi per il per i sali che altro. Addirittura che indossa l'occhiale. Signor Comstock, la prossima volta che ci incontreremo non sarà per parlare. Vede, sono andato alla sala degli eroi per fare lo scalpo a quel suo falso pastore. A quanto pare però DeWitt parla Sioux. Mi ha aiutato a parlare con questo ragazzino di cui mi occupo. Elizabeth. Dopo aver sentito come se la passava nella sua città, sto pensando di fargli tenere il coltello quando le faremo lo scalpo. Ma tutti contro di me stanno. Questi si erano chiusi qua, vaffanculo, quando mi arrivano ci si apprende. Equipaggiamento. Atterra da una skyline, spingi indietro i nemici vicini. No, prendilo, ma non lo usiamo. Dov'è? Vabbè. Ancora vivo, e basta. Ok. Polvere alla polvere, come si dice. Ok, bei soldoni. Lanciarazzi no, non ci serve. E qui qualcuno ci è andato pesante, mi sa. Guarda qua le mosche. Mamma mia. Questo non si apre. Dove era la porta? Ah. Tre grigli. Mi serve aiuto. Vabbè, tanto ce l'abbiamo. Ecco qua. Sali ce li abbiamo. Ok.
Proseguiamo per ancora. Fallo adesso. Ok. Vabbè, liberiamoci di questi e poi. Faccio sto cazzo con le munizioni, dammi la salute. Ok. Perfetto. Vabbè ragazzi, a questo punto io direi che ci possiamo vedere con il prossimo video di Bioshock Infinite. Proseguiremo sempre qui verso la casa di Comstock. E niente, vabbè, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Iscrivetevi se vi va anche alla pagina Facebook. E noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da Quel Taleano.